The single market, it is very, I would say, 20th century economy based. It is what you touch, what is tangible. In reality, even Jacques Delors, at the end of his mandate, said it would be necessary to discuss about a fifth freedom. So I took this idea of Jacques Delors and I developed it. I give you a very concrete example. We launched some years ago the idea of the European universities, a consortium of universities, 8, 9, 10 universities. We have to scale in terms of financing this consortium, and we have to create a system in which university professors, scholars, students, researchers are not going always in the same direction, from east to west and from south to north. We have to create a circularity. We have to create incentives to help scholars and students to go from Paris and Berlin to the peripheric regions of Europe and to move in the possibility to, I would say, to make possible that research in Europe grow up everywhere but in a connection with this network of European universities. Dalle prime ore della mattinata odierna, i finanzieri del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, e i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania, su conforme richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Etnea, di applicazione di una misura cautelare in carcere nei confronti di 16 persone indagate per associazione a delinque di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, operanti tra le province di Ragusa e Catania. Militari del Comando Provinciale di Enna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, che vedono coinvolti 9 soggetti indagati a vario titolo, hanno dato esecuzione a 5 ordinanze cautelari emesse per reati ipotizzati di trasferimento fraudolento di valori, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni esistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, riciclaggio, autoriciclaggio, violenza privata, reati societari e reati ambientali che sarebbero stati commessi nei territori di Nicosia, Siracusa e Catania. Il GIP ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 3 indagati e degli arresti domiciliari nei confronti di altri 2 indagati. La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito dell'indagine a carico di un 22enne catanese indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Catania la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fondana Rossa. In particolare gli stessi militari del 18 aprile scorso avevano fermato la sua attività di spaccio arrestandolo e trovandogli poi nel marsupio 60 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 20 grammi e 100 euro in contanti, nonché una radio del tipo walkie-talkie utilizzato solitamente per i collegamenti con le vedette. I carabinieri avevano scoperto come il ragazzo avesse allestito un florido commercio di stupefacenti su strada appena fuori un palazzo di via Capopassero nel popoloso quartiere di San Giovanni Calermo, dove durante le ore notturne poteva essere avvicinato dai clienti senza essere visto, approfittando di una zona poco trafficata in ombra. In tale occasione il pusher arrestato era stato sottoposto dall'autorità giudiziaria all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione di Via Grande, ove non si è mai presentato per firmare. A distanza di circa un mese, il 24 maggio scorso, il militare del nucleo operativo di Fondana Rossa, trovandolo un'altra volta in via Capopassero intento a spacciare, lo hanno nuovamente arrestato. Nonostante il tentativo del 22enne di sfuggire agli operanti rifugiandosi all'interno dell'androne del vicino palazzo, i carabinieri lo hanno sorpreso alle spalle accedendo da retro dello stabile, riuscendo a bloccarlo e ad arrestarlo. Questa volta gli investigatori gli hanno trovato 26 involucri termosaldati contenenti 4 grammi di cocaina, 39 involucri contenenti 9,5 grammi di cocaina, una radio ricetrasmettente e la somma di 20 euro, considerati i primi incassi delle attività di spaccio. Il giovane, già gravato da precedenti giudiziari specifici, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. L'attività svolta dai militari dell'arma è stata commendata all'autorità giudiziaria che ha poi emesso il provvedimento di aggravamento in argomento.
carabinieri del nucleo operativo di Fontana Rossa hanno eseguito la misura associando il 22enne al carcere catanese di Piazza Lanza. L'altro giorno due catanesi di 26 e 20 anni si sono recati presso un supermercato in zona Faro Biscari. Come due normali clienti hanno preso regolarmente il carrello per fare la spesa e hanno iniziato a girovagare fra i corsie guardando distrattamente qua e là in cerca di qualcosa da comprare. Il carrello però è girato a vuoto per molto tempo finché i due si sono fermati davanti a una specifica zona della corsia dove sono esposti i prodotti in scatola. Lì hanno iniziato a riempire il carrello di scatolette di tonno. Ma non una o due o tre confezioni, bensì hanno continuato a caricare finché esposte non vengono più scatolette. Ben 236 tra tonno naturale, light e olio d'oliva. Terminato il carico, i due si sono avviati verso una porta antincendio collocata a metà di una corsia laterale. Ma a un certo punto i due si sono fermati, come quando qualcuno che infila la cassa si dimentica qualcosa e torna indietro. Ed infatti uno dei due repentinamente inseriva nel carrello anche ben 60 confezioni di snack di wafer ripiene alla nocciola. Recuperato anche il dolce, i due quindi hanno forzato la porta d'incendio accedendo al parcheggio esterno e si sono avvicinati alla loro macchina parcheggiata dolosamente nei pressi della porta. In quel momento però transitava di davanti una pattuglia del nucleo radiomobile che sentiva l'allarme della porta. Notavano addetto alla sicurezza del supermercato sbracciarsi indicando i due e pertanto i militari si sono fermati e hanno colto i due con le mani nel sacco. Al termine dell'inventario della merce, la cui somma corrispondente si aggirava intorno ai 1.200 euro, i due sono stati condotti presso gli uffici del nucleo a San Giuseppe Larena e tratti in arresto per poi condurli in regime di arresti domiciliari presso le proprie abitazioni. Verso le ore 14 la gazzella dei carabinieri ha sorpreso un giovane mentre percorreva la via Vittorio Emanuele a bordo di uno scooter. Poiché il ragazzo era già noto ai militari per le sue pregresse vicende giudiziarie, la pattuglia ha deciso di seguirlo senza farsi notare fino a quando non l'ha visto fermarsi dinanzi a una casa singola situata in una traversa della via principale e guardarsi attorno con fare circospetto. A quel punto i militari hanno deciso di intervenire, quindi lo hanno bloccato e perquisito, trovando nella tasca dei suoi pantaloni 20 dosi di marijuana del peso di quasi 50 grammi, 50 euro in banconote di piccolo taglio e una chiave. In merito alle chiave, il Pusci ha tentato di cambiare argomento, ma i militari hanno deciso di andare fino in fondo, quindi l'hanno usata per aprire la porta dell'abitazione davanti alla quale si era fermato. All'interno, infatti, nascosto in un vano che conteneva una cisterna per l'acqua, i carabinieri hanno scovato una scatola di scarpe che conteneva ben 55 dosi di marijuana del peso complessivo di quasi 100 grammi, oltre a materiale per confezionarla. Il Pusci è stato così arrestato e messo agli arresti domiciliari. Un veterano della Seconda Guerra Mondiale si è unito in matrimonio all'età di 100 anni con la sua dolce metà, che ne ha 96. Harold Terence e Jeanne Swerlin si sono sposati con una cerimonia nell'entroterra delle spiagge del D-Day in Normandia. Il sindaco che ha celebrato il matrimonio ha spiegato che si è trattato di un rito simbolico in quanto la legge transalpina non autorizza sposare. Giovedì 13 giugno alle ore 10.45 nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti il sindaco Enrico Trantino e l'assessore Sergio Parisi illustreranno il progetto di riqualificazione del Palanesima sito in via Filippo Redia, i cui lavori inizieranno nei prossimi giorni. Il progetto esecutivo elaborato dalla ditta appaltatrice con la supervisione del direttore dei lavori pubblici Fabio Finocchiaro, appena approvato dalla giunta Trantino su proposta dell'assessore Parisi, permetterà di dare nuova vita alla struttura che doveva essere pronta per le Universiadi del 1997, ma completata solo nel 2001. Negli anni successivi è stato oggetto di ripetuti atti vandalici che in poco tempo lo hanno reso inutilizzabile. Grazie all'intervento voluto dall'amministrazione comunale con 14,8 milioni di euro di fondi comunitari del patto per Catania opportunamente rimodulati, sarà possibile restituire alla cittadinanza un importante centro erogatorio di servizi sportivi, adatto anche per i grandi eventi, evitando che rimanga una grande incompiuta. La totale riqualificazione dell'avveniristica struttura si inserisce inoltre all'interno del macro progetto Catania Spazio Sport, grazie al quale sono stati rigenerati numerosi spazi e aree dedicate allo sport, individuato come fondamentale vettore di valori positivi e inclusivi per la comunità cittadina.